ben trovati comunque a questa iniziativa delle sezioni Gramsci-Berlinguer sulle foibe, un argomento diciamo molto scabroso tra virgolette, e cercheremo di dare delle informazioni, delle notizie molto più reali della narrazione che viene spinta quotidianamente ormai da diverso tempo in televisione e anche sui giornali. Noi come sezione Gramsci-Berlinguer siamo molto operativi e anche molto orgogliosi di fare della diffusione, divulgazione culturale, in generale storico, politica, perché pensiamo che comunque non si possa fare politica senza approfondire argomenti che sono diciamo fondamentali poi per fare dell'azione politica, perché oggi i vari partiti politici, oltre a non fare cultura, non fanno nemmeno politica, se andiamo a vedere, perché la politica che è limitata a queste formazioni istituzionali non è altro che di amministrazione, se va bene, amministrare l'esistente, altrimenti non viene fatta nessuna ricerca. Oggi il politico medio si vanta di non leggere libri, voglio dire, come fai a fare il politico? Ti inventi le cose? Cioè la politica non è altro che il raccordo delle varie discipline, dalla storia in particolare all'economia, ma anche all'arte. Senza questo raccordo non ci può essere sviluppo di idee, e se non c'è sviluppo di idee non ci può essere politica. Oggi affronteremo il tema delle foibe partendo dalla presentazione di questo libro, che è Operazione Plutone, della qui presente Claudia Cernigoi, che ringraziamo per la presenza. Abbiamo collaborato in altre situazioni con molto interesse. Abbiamo anche Alessandra Kerzevan, che è coordinatrice del gruppo Resistenza Storica, Cernigoi, che è giornalista e scrittrice e ricercatrice storica. Io naturalmente, da persona di sinistra comunista, ho letto abbastanza sulle foibe e quindi ho un'idea totalmente diversa da quella di regime, da quella divulgata impropriamente in questi anni, ad opera purtroppo di una certa sinistra che ha preferito sdoganare i fascismi piuttosto che puntare sulla propria tradizione partigiana, perché sdoganando il fascismo inevitabilmente copri quella che è la storia della sinistra, che è la storia della, appunto, della resistenza, che poi si è tradotta nella nostra Costituzione. Sdoganare il fascismo in passato e oggi in particolare significa diffamare e distruggere la nostra Costituzione partigiana, che, come ben sapete, è considerata a livello mondiale tra le più avanzate in assoluto. Questo libro, comunque, nonostante le informazioni che io già avevo, è veramente una grande sorpresa, perché penso che non sia mai stato trattato l'argomento in un modo così preciso, con tante fonti, con tante fonti appunto, mentre in genere si parla di storia in un modo abbastanza generico. Oggi chi affronta l'argomento basandosi sulle fonti, come la qui presente Claudia, viene tacciato di negazionismo. Chi invece narra di storia, cioè a livello metafisico possiamo dire, senza appunto dedicarsi a uno studio serio, invece viene considerato un grande storico. E poi abbiamo i vari Mieli che in televisione spopolano raccontando veramente il falso, raccontando i fatterelli della storia, i fatterelli. Quindi è un libro che vi consiglio di leggere, perché avrete modo veramente di capire tante cose, i paradossi assurdi su cui è tenuta insieme questa giornata della memoria, che di fatto è una giornata della smemoria, perché non porta niente di memoria storica,
nemmeno della memoria storica popolare, ma fa parte solamente di una memoria prezzolata di qualche intellettuale e di qualcuno che si è prestato al gioco dei fascisti. Naturalmente tutto questo tipo di azione va sotto il nome di revisionismo storico, che oggi ormai assume i tratti del rovescismo, proprio del ribaltamento della realtà, non più revisione nemmeno, ma ribaltamento della realtà. E quest'opera è necessaria perché, nonostante si cerchi, no, da più parti di screditare la storia e di dire la storia non serve a niente, Ford amava dire "The history is a bank", la storia è una stupidaggine, però gli piaceva finanziare gli storici di regime e le fondazioni che poi falsificavano la storia. Quindi, voglio dire, da un lato la storia è una stupidaggine, però nella realtà la storia è molto importante per capire il presente e per andare verso il futuro. Falsificare la storia significa falsificare il presente, significa appunto condizionare un futuro. Il grande Gramsci diceva, amava dire una cosa: la storia insegna ma non ha scolari. Oggi però, in compenso, abbiamo tanti cattivi maestri che vengono pagati a raccontarci delle bugie. Io terminerei qua e darei la parola ad Alessandra e poi... Buonasera e grazie di essere intervenuti in questa conferenza che ha un argomento così particolare, ma pur essendo un argomento molto particolare è in realtà di una valenza generale. Noi come gruppo di resistenza storica usiamo dire che questa vicenda delle foibe e in generale le vicende del confine orientale presentate agli italiani in un modo assolutamente non corrispondente a quello che gli stessi documenti dicono, che questa vicenda è stata in un certo senso, per usare una metafora, il grimaldello attraverso cui il fascismo è stato riciclato, come nella Repubblica nata dalla Resistenza, nel senso che i fascisti sono stati riciclati come vittime, cancellando la funzione di carnefici che hanno avuto, specialmente nelle vicende del confine orientale. Questa che noi chiamiamo operazione, per intendere che è stato un progetto ben preciso, che non è qualcosa che è nato così per caso, non è e che ha avuto questa operazione che ha avuto il momento culminante 15 anni fa con l'approvazione del cosiddetto giorno del ricordo, è nata in realtà molto, molto tempo prima, è nata perlomeno alla fine degli anni 80 e inizio anni 90. Noi questo lo abbiamo potuto constatare nella nostra regione, il Friuli Venezia Giulia, dove appunto questo progetto di revisionismo e poi rovescismo, come dice giustamente, storico, è iniziato già in quegli anni, praticamente come tirando fuori documentazione che era stata prodotta già negli anni 43 dalla decima Mas e dai nazisti che dominavano su questo territorio, sul territorio appunto del Friuli e della Venezia Giulia, e poi documentazione tirata fuori nel 45 e negli anni successivi nell'ambito della Guerra Fredda. Questa documentazione anti-jugoslava e anti-partigiana, che era servita in quegli anni da parte dei tedeschi a mettere italiani, sloveni e croati gli uni contro gli altri in un territorio che era stato tradizionalmente un territorio multinazionale, multilingue, multietnico, italiani, sloveni e croati che combattevano assieme nella lotta di liberazione in quei territori, dovevano naturalmente essere messi gli uni contro gli altri. E questa vicenda delle foibe fu usata appunto in questo modo. E poi nel 1945 bisognava
rompere di nuovo l'internazionalismo che si era creato in queste terre e usarlo appunto nella guerra fredda in funzione anticomunista. Questa documentazione prodotta in quegli anni è stata all'inizio degli anni 90 ritirata fuori in una Italia in cui appunto di queste vicende non si parlava più, ma come non si parlava di tante altre cose, ed è stata presentata come se fosse verità rivelata, come se fossero documenti per definizione veritieri, e soprattutto quello che è successo già negli anni 90 è stata avallata da una parte della sinistra, quella parte che doveva far dimenticare, che si era pentita di essere stata di sinistra, che si era pentita di essere stata comunista, per cui si poteva fare questo procedimento di revisione, di pentitismo del proprio passato, alle spalle praticamente della storia partigiana di queste terre del confine orientale. So che sto dicendo e diremo nel corso della conferenza delle cose che si fa fatica a credere, perché in questi anni c'è stata una propaganda veramente fortissima. Sono stati fatti film, sono stati fatti spettacoli teatrali, sono state fatte centinaia e centinaia di trasmissioni televisive, in tutti i comuni ormai c'è una via, una piazza martiri delle foibe, intorno al 10 di febbraio, il cosiddetto giorno del ricordo, vengono fatte in tutta Italia migliaia di manifestazioni, e quindi sicuramente nel popolo italiano è passata una visione delle vicende del confine orientale che è difficile contrastare. Noi lo stiamo facendo ormai da molti anni con quella che noi chiamiamo una sorta di guerriglia culturale, nel senso che, non avendo a disposizione televisioni, cinema e possibilità di far conoscere i nostri studi in maniera molto ampia, cerchiamo di farlo attraverso conferenze di questo tipo, e pensiamo che comunque la forza della verità storica che cerchiamo di diffondere possa alla fine anche riuscire in qualche maniera a mettere almeno dei dubbi nella gran parte delle persone. E noi crediamo che questa guerriglia culturale, nonostante tutto, in questi anni abbia avuto dei risultati. Tant'è vero che da alcuni anni a questa parte cercano in tutti i modi di impedirci di parlare. Questo marchio di negazionisti è stato ormai diffuso talmente in modo ampio che stiamo avendo sempre più difficoltà a trovare luoghi in cui fare conferenze, quindi ringraziamo naturalmente gli organizzatori di questa conferenza. Però proprio il fatto che stiano in tutti i modi impedendoci di fare queste conferenze ci indica che in realtà evidentemente hanno paura di quello che noi andiamo diffondendo come conoscenze su questo argomento, perché abbiamo pubblicato moltissimi libri in questi anni, alcuni proprio da parte di Claudia Cernico, che è quella che sulla vicenda specifica delle foibe ha fatto gli studi più approfonditi. Poi naturalmente la grande vicenda del confine orientale ha tanti altri aspetti che sono stati studiati da altri di noi, i crimini italiani in Jugoslavia, l'occupazione della Jugoslavia nel 1941, l'altra grande questione, l'esodo, ma anche gli esodi precedenti da parte degli sloveni e croati perseguitati dal fascismo. Cioè è una vicenda molto complessa quella del confine orientale. Noi abbiamo cercato di analizzare, e qui avete eventualmente, se volete, del materiale in questo senso, tutti gli aspetti della grande vicenda del confine orientale,
E lo abbiamo fatto sempre usando documentazione, usando il metodo storico, che significa andare negli archivi, trovare la documentazione, confrontarla con altra documentazione, con le testimonianze orali, contestualizzarla, inserirla nel periodo storico più ampio, non soltanto quello del nostro territorio, ma di tutta Italia, di tutta Europa, della prima, della seconda guerra mondiale, del periodo del fascismo. Abbiamo risposto a tutte le obiezioni che venivano fatte, abbiamo cercato insomma di tenere aperto il discorso attraverso la documentazione. Claudia ha scritto già nel 1997 un primo libro che si intitolava Operazione Foibe a Trieste, in cui analizzava in particolare gli elenchi dei cosiddetti infoibati della zona di Trieste, dimostrando che gli elenchi che erano stati presentati fino a quel momento erano costituiti in realtà per la gran parte da persone o che erano morte durante la guerra, quindi in combattimento, quindi in situazioni completamente diverse dall'infoibamento, oppure persone addirittura che erano rientrate nel dopoguerra dalla prigionia, o addirittura erano elenchi con partigiani uccisi dai tedeschi o dai fascisti, che venivano messi invece sul conto dei partigiani stessi. Insomma, in questo libro già sfatava nel 1997 gran parte di quella che è la narrazione sulle foibe. Poi nel 2004 ha scritto un altro libro, Operazione Foibe tra storia e mito, che allargava il discorso, diciamo, non soltanto sul piano dell'analisi di chi, degli elenchi, degli infoibati, eccetera, ma anche puntando molto sull'analisi della situazione e del contesto in cui tutto questo era avvenuto. Poi lei ha scritto anche molti dossier, cioè dei libri molto, molto agili, molto, molto brevi, ma su tante questioni particolari di Trieste, anche il periodo dei 40 giorni di amministrazione jugoslava, poi il periodo del territorio libero di Trieste. E poi ha scritto un libro importantissimo sulla storia della banda Collotti, cioè di quella formazione di polizia fascista, collaborazionista dei nazisti, che ha praticamente devastato nel periodo dal 42 al 45 i paesi della Venezia Giulia con i rastrellamenti, con le retate, con l'imprigionamento di partigiani e di tanta gente che appoggiava la lotta partigiana. E poi adesso abbiamo pubblicato come gruppo di resistenza storica e KV questo ultimo libro, Operazione Plutone, le inchieste sulle foibe triestine, che è un libro che direi potrei definire quasi definitivo, nel senso che con questo libro è analizzata la gran parte della documentazione relativa alle foibe esistente. Una delle tante cose che vengono dette false riguardo al discorso delle foibe, quasi un mantra è stato ripetuto in questi anni: nessuno ha mai parlato di questi fatti, cosa che non è vera, perché è stato scritto, si potrebbe riempire una biblioteca intera con le cose che sono state scritte sulle foibe e sulle vicende del confine orientale. E un altro mantra è che nessuno ha mai pagato per queste cose. Allora, Claudia dimostra che questo non è vero, nel senso che nel 45, all'arrivo degli alleati a Trieste, iniziano quasi subito le inchieste sulle foibe e poi vengono fatti tanti processi e vengono giudicate delle persone, molte anche vengono condannate. Però proprio andando a guardare questi processi, di cui esiste ampissima documentazione, esistono gli atti processuali, quindi una quantità di materiale notevole, in più esistono i materiali sulle inchieste da parte della polizia triestina, di cui vi parlerà, ecco, da tutta questa documentazione viene fuori, cioè, che in realtà si tratta di pochissime persone infoibate, si tratta di persone che in genere erano
stati collaborazionisti dei nazisti, cioè proprio da queste inchieste viene fuori la realtà di quello che è stato presentato come un fenomeno di migliaia, decine di migliaia, centinaia di migliaia. Paolo Mieli, citato prima, nell'ultima trasmissione fatta sull'argomento in occasione del 10 di febbraio, ha concluso contrastando quello che era stato detto durante la stessa sua trasmissione, ha parlato alla fine, in quella chiosa finale che fa, di 100.000 infoibati. Una cosa, guardate, che non sta né in cielo né in terra e che dovrebbe essere impedito a uno che parla in televisione di diffondere notizie false e tendenziose atte a turbare l'ordine pubblico e a diffondere il razzismo antislavo in Italia. Eppure, in Italia ormai si può fare quello che si vuole. Il ministro degli interni, nonché vice primo ministro Salvini, il 10 di febbraio, sulla foiba di Basovizza, di cui vi parlerà Claudia, ha detto che i bambini foibati sono paragonabili ai bambini ebrei morti ad Auschwitz. Guardate che non c'è stato neanche un bambino infoibato, in questo modo, fra l'altro, anche, come si potrebbe dire, oltraggiato i bambini ebrei che sono stati invece bruciati ad Auschwitz e negli altri campi di concentramento nazisti. Lo stesso giorno il presidente del Consiglio europeo, del Parlamento europeo, Tajani, ha concluso il suo discorso, sempre sulla foiba di Basovizza, salutando l'Istria e la Dalmazia italiane, creando un incidente diplomatico con la Slovenia e la Croazia. Quindi guardate che in Italia veramente sta succedendo di tutto. E, come ripeto, questa questione delle foibe del confine orientale non è una questione che riguarda solo la storia, non è una questione che riguarda soltanto quelle terre, ma è una questione che riguarda tutta Italia, perché attraverso questa ideologia che è stata creata, ideologia falsa, intorno alla questione delle foibe, si può far passare in Italia qualsiasi argomento ormai antipartigiano e anticostituzionale, come è stato ricordato. Allora, adesso io do la parola a Claudia, la quale può spiegarci chi è che ha fatto queste inchieste sulle foibe triestine e l'importanza di questo documento chiamato il rapporto dell'ispettore De Giorgi. Chi era De Giorgi e chi gli aveva dato l'ordine e l'incarico di fare queste inchieste e quali erano stati i risultati di queste inchieste. Allora, intanto buonasera a tutti e tutte, vi ringrazio per essere intervenuti, ringrazio gli organizzatori per l'invito. E prima di parlare dell'ispettore De Giorgi volevo spiegarvi le foto che appaiono, purtroppo non si vedono tanto bene. Comunque, questo libro è nato perché ho avuto un incontro mentre mi occupavo delle ricerche per gli altri libri sulle foibe che citava prima Alessandra Chiocera. Ho avuto un incontro con questo personaggio, con Rino Gobbo Gino, che è stato un dirigente della lotta di liberazione, un partigiano di tutto rispetto, ha compiuto delle azioni veramente ammirevoli, perché è una persona di una grande umanità, di un grande coraggio. E lo vedete in questa foto, quello col berrettino bianco, dato mio marito è lì come comparso, diciamo. Eravamo all'abisso Plutone a fare un sopralluogo che è poi servito per questo libro. Nerino Gobbo è stato condannato per questi 18 omicidi che sono stati perpetrati presso l'abisso Plutone. E lui avrebbe voluto una revisione del processo per dimostrare la sua innocenza, mi aveva dato gli atti processuali perché voleva che lo aiutassi a fare questo nuovo processo. Gli ho detto che comunque se l'avessero processato di nuovo probabilmente l'avrebbero condannato di nuovo, conoscendo la giustizia italiana, però
analizzando gli atti, secondo me appare chiaramente il fatto che lui è stato semplicemente usato come capo espiatorio perché rappresentava la resistenza, rappresentava lo Stato jugoslavo in qualche modo. Perché mi ricollego al discorso di Alessandra. Cioè, le cose che sono emerse in seguito ai processi celebrati nel dopoguerra contro chi era stato accusato o di avere materialmente ucciso altre persone pre-foibe o di aver semplicemente denunciato qualcuno che poi è stato arrestato, portato in Jugoslavia e non è tornato, appunto la quantità delle persone morte nelle foibe come esecuzione sommaria triste è veramente un numero ridotto. Secondariamente si è trattato di, oltre al fatto di persone coinvolte come collaborazionisti o comunque fascisti, si è trattato di vendette personali, cioè non di azioni commesse in base ad un ordine superiore voluto dallo Stato jugoslavo, addirittura da Tito, come si usa dire, perché sembra che Tito, che era il responsabile di tutto l'esercito di liberazione di tutta la Jugoslavia in quel momento, non avesse nient'altro da fare che ordinare gli infoibamenti nella zona di Trieste, se leggete i testi di propaganda a tutt'oggi. Allora, visto che tutti questi processi avevano portato alla condanna di singoli che avevano ucciso delle persone per vendette personali, ma non in base ad un ordine dato dalle autorità jugoslave, veniva a cadere uno dei vari discorsi che si usano fare ancora oggi, cioè la volontà genocida, criminale dello Stato jugoslavo di voler eliminare tutti gli italiani dalla Regione Giulia, oppure i più blandi dicono una scelta politica da parte sempre dello Stato jugoslavo comunque di eliminare tutti coloro che non volevano che certi territori passassero all'Italia, passassero dall'Italia alla Jugoslavia, o che non volevano che si instaurasse un governo, uno Stato socialista, comunista in Jugoslavia. Allora, appunto, questa tesi viene a cadere se appunto noi consideriamo il tipo di morti nelle foibe e il tipo di persone che li hanno uccisi, perché appunto nessuno ha obbedito ad un ordine superiore. In questo caso, è stato, nel caso dell'avviso Plutone, è stato fondamentale condannare Nerino Gobbo per un reato che lui non ha commesso, perché lui rappresentava l'autorità jugoslava, era il comandante di uno dei settori in cui era stata divisa la città dopo la liberazione da parte dell'esercito jugoslavo. Questa è la premessa che volevo fare per parlare dell'ispettore De Giorgi. L'ispettore De Giorgi è un personaggio anche questo molto affascinante, se ricadiamo nella sindrome di Stoccolma da un certo punto di vista. Cioè l'ispettore De Giorgi, che aveva lavorato sotto il fascismo senza problemi, ad un certo punto si ritrova... Era stato coinvolto anche nelle indagini sull'omicidio Matteotti. Sì, aveva partecipato al recupero della salma di Matteotti. E al momento dell'insurrezione di Trieste, questo fedele servitore del re e dopo del Reich, perché ricordiamo che a Trieste dal 1943 al 1945, cioè dall'8 settembre 43 al 30 aprile 45, l'amministrazione non era italiana ma era tedesca. Il Reich Schistenland era stato annesso direttamente al Reich, e per cui tutti i militari e le forze di polizia rispondevano al governo tedesco, neanche alla Repubblica di Salò, rispondevano a Berlino. Al momento dell'insurrezione, l'ispettore Umberto De Giorgi si trovava come incaricato da un finto Comitato di Liberazione Nazionale, e poi torno su questo argomento, si trovava alle carceri dei gesuiti, perché si trovavano, non esistono più,
presso la chiesa dei Gesuiti nel centro di Trieste, e si trovava lì. Sì, era il nome che aveva il carcere. No? Sì, 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 che prendeva il nome della chiesa. E l'ispettore De Giorgi si trovava lì, e quando arrivarono alcuni, cito, partigiani fregiati della Stella Rossa, chiudo la citazione, questo è sempre De Giorgi che parla, lui si consultò con il suo superiore, il colonnello Peranna, e decise di lasciare a questi partigiani il controllo del carcere. Adesso facciamo un passo indietro. A Trieste c'erano due resistenze. Una era la resistenza comunista internazionalista, che faceva capo all'Unità Operaia dell'Austria-Nordost in sloveno, era una resistenza mista tra italiani e sloveni, proletaria comunista, di lavoratori delle fabbriche, anche di intellettuali, che si ricollegava col fronte di liberazione sloveno, lo Svobodina Fronta, e c'era dentro anche il Partito Comunista. C'era un altro CDN, CDN Giuliano, che comprendeva la Democrazia Cristiana, il Partito Socialista, il Partito d'Azione e anche il Partito Liberale, anche se in pochissima parte. Questo CDN Giuliano, che era per lo più composto da persone politiche che non facevano azioni di resistenza armata, nonostante le indicazioni del CNN Alta Italia, non volle mai collaborare con la resistenza slovena, con la resistenza internazionalista dell'Unità Operaia, e per questo motivo non accettò al suo interno neanche gli esponenti del Partito Comunista. Quindi da una parte c'era questo CNN Giuliano, dall'altra parte c'era l'Unità Operaia. Al momento dell'insurrezione si sviluppò anche un terzo incomodo, chiamiamolo così, cioè un finto comitato di liberazione composto da esponenti del regime, dell'ex regime fascista, comunque ancora attivi sul territorio, come il Podestà Pagnini e altri, e dei militari che, come questo colonnello Peranna, di cui accennavo prima, che aveva autorizzato l'ispettore De Giorgi a lasciare il carcere in mano a questi partigiani, che poi vedremo chi erano questi partigiani. Quindi questo comitato di liberazione organizzato dal colonnello Peranna comprendeva al suo interno anche una serie di servizio, di poliziotti dell'ispettorato speciale di Collotti, per esempio, e comprendeva molti fascisti, insomma. Erano stati, si erano organizzati per fronteggiare l'arrivo degli jugoslavi, in modo da impedire che gli jugoslavi liberassero Trieste. E per questo motivo, in certe occasioni, si trovarono assieme ai nazisti a combattere contro l'esercito jugoslavo che stava entrando in città. Questo sia il Comitato di Liberazione Liberano, sia il Comitato di Liberazione Giuliano, e questo è il motivo per cui, come si dice, anche gli antifascisti finirono nelle foibe, perché esponenti del CLN, di questi due CLN, furono arrestati dagli jugoslavi. Ma non finirono, non finirono nelle foibe, infatti, perché alcuni furono arrestati, portati in Jugoslavia e processati. Il fatto più grosso che accadde, più grave che accadde, fu un reparto della Guardia di Finanza che non aveva ricevuto gli ordini giusti, sostanzialmente, perché la Guardia di Finanza a un certo punto era passata come corpo militare agli ordini del CLN Giuliano. Però qualcuno non gli diede gli ordini giusti, per cui quando un reparto della Guardia di Finanza si trovò a sparare assieme ai reparti tedeschi contro i partigiani, contro l'esercito jugoslavo che stava entrando in città, gli jugoslavi arrestarono tutto questo reparto e portarono i finanzieri, li portarono in un campo, si chiama Boronica, la località dove aveva sede questo campo,
e lì morirono. Non si sa se morirono per epidemie, per tifo, se furono fucilati, insomma, le cause della morte non sono chiare, però sicuramente furono portati a Bolognizza. Quindi quando voi andate sul monumento della foiba di Bolognizza trovate una lapide, una grande targa di marmo che fa un elenco di nomi di finanzieri infoibati a Bolognizza. Più di metà di questi finanzieri sono stati deportati a Bolognizza, che si trova oltre Lubiana, per cui abbastanza distante da Trieste e da Bolognizza, e quindi non sono stati infoibati a Bolognizza, che ne scriva la lapide. Allora, nel momento in cui noi affermiamo questo, ovviamente siamo dei negazionisti, perché il problema è grosso. Torniamo all'ispettore De Giorgi. L'ispettore De Giorgi diede l'incarico a questi fratelli partigiani di prendere il controllo delle carceri dei gesuiti. Durante i 40 giorni di amministrazione jugoslava, le carceri dei gesuiti avvennero delle violenze nei confronti dei prigionieri, ruberie, eccetera. Nerino Gobbo, che controllava il settore come pubblica sicurezza, ordine pubblico, diciamo, per usare una terminologia un po' così, ma per farsi capire, e fece un'indagine sull'operato di questo gruppo di finti partigiani, che erano in realtà dei criminali comuni che erano entrati nel movimento partigiano per motivi che poi potremmo ipotizzare dopo. Praticamente Nerino Gobbo riuscì a trovare le prove contro di loro. Questi furono arrestati, portati in Jugoslavia, condannati a diversi anni di prigione, di lavori forzati, però nel frattempo avevano commesso questo eccidio presso l'abisso Plutone, che è un discorso più complicato, magari lo accantoniamo un momento. Allora, la banda Steffè, si chiamava banda Zoll, banda Steffè, c'è un po' di confusione, c'erano due bande, adesso non entrano in particolari perché sennò la storia è veramente troppo complicata. Comunque questo gruppo, una ventina di infiltrati, chiamiamoli semplicemente così, furono processati e condannati dagli jugoslavi per questi crimini che commisero. Tanto per dare l'idea di quella che è la ricerca storica, fra virgolette, che piace a qualcuno, che non viene accusato di negazionismo assolutamente, no? Marco Pilina, che fu uno dei padri moderni della filologia, perché negli anni 90 diede alle stampe una quantità immensa di libri, tutti finanziati dalla regione Friuli Venezia Giulia, questo a proposito di chi finanzia chi e chi non deve essere finanziato. Marco Pirina indicò fra gli infoibati sia le persone che sono state gettate nell'abisso Plutone, e ci siamo, indicò fra gli infoibati anche alcuni di coloro che uccisero queste persone, in quanto furono arrestati dagli jugoslavi e internati in Jugoslavia, perché lui metteva come infoibati anche quelli che erano semplicemente internati in Jugoslavia e poi magari sono rientrati in Italia dopo un paio d'anni di detenzione. Naturalmente nessuno mai, a parte noi, nessuno ha mai condannato moralmente Marco Pirina, perché aveva questo uso un po' personale di interpretare i fatti storici. Dunque, l'ispettore De Giorgi nei primi anni del dopoguerra si trovò ad indagare sulle foibe triestine, nel senso che diresse una squadra, si chiamava Squadra di Esplorazione Foibe, e andò in giro sia nei dintorni di Trieste e Gorizia, però arrivò anche fino alla destra Tagliamento, quasi al confine col Veneto, e recuperò con questa sua squadra, furono recuperati 464 corpi, 464 salme, insomma, furono operate 71 ricognizioni, non da tutte furono recuperate delle salme, la maggior parte dei recuperi consisteva in
pochi resti umani, dalle 2 alle 10 persone. La foiba da cui furono estratte più persone si trova nell'attuale Slovenia, ieri in Kajama. Ne furono estratte circa 200 persone, di cui quasi tutti però erano militari uccisi in combattimento. Dei recuperi operati dall'ispettore De Giorgi vediamo che la maggior parte erano militari appunto uccisi in combattimento o persone uccise sempre durante la guerra, però per motivi di vendette o di personali eccetera. Delle persone effettivamente infoibate per vendetta personale nei 40 giorni, cioè dal 1 maggio 1945 al 12 giugno 1945, il periodo in cui Trieste fu sotto amministrazione jugoslava, perché il 12 giugno arrivarono, cioè gli jugoslavi passarono le consegne agli anglo-americani e abbandonarono militarmente la città. In quel periodo furono, tra virgolette, infoibati nel senso letterale del termine, circa una cinquantina, una sessantina di persone, così a occhio e croce, a giudicare da quanti furono recuperati. Furono celebrati dei processi per queste cose. I processi furono istruiti dall'ispettore De Giorgi, il quale, quando arrivò al momento in cui doveva indagare sui fatti collegati all'eccidio dell'Ebisso Plutone commessi dai partigiani cui lui stesso aveva dato in mano il carcere dei gesuiti, e nonostante lui sapesse, perché nel suo rapporto scrive: lasciai le consegne al pregiudicatissimo, parole sue, Sol, che aveva avuto modo di arrestare diverse volte perché si trattava di un ladro recidivo. Quindi l'ispettore De Giorgi alla fine non ha nessun dubbio nel dare a Nerino Gobbo, che era il comandante della resistenza e che non aveva niente a che fare con questi infiltrati, l'ispettore De Giorgi sapeva benissimo chi erano questi infiltrati, perché sapeva che erano dei criminali comuni, non degli attivisti politici, però ciò nonostante riesce ad incastrare Nerino Gobbo, e questo è effettivamente una cosa molto importante nella ricostruzione dei fatti, perché dimostra come ci fosse una regia di fronte ai processi per le foibe, di fronte al progetto di criminalizzare la resistenza jugoslava per delle cose che non furono commesse dalla resistenza jugoslava e dei comunisti in genere, cristini. Mi sto disperdendo, per cui se mi richiami all'ordine. Sì, no, una cosa interessante penso da spiegare per chi non ha letto altre cose, magari sulle foibe, sia i nostri libri o altri anche, è tu spesso hai usato questo, cioè hai fatto capire che il termine infoibati viene in realtà usato in una maniera impropria, cioè si parla di infoibati anche per quanto riguarda persone scomparse o morte in situazioni che non c'entrano niente con l'infoibamento. E questa è una cosa credo importante da spiegare, perché è uno dei tanti elementi dal punto di vista linguistico e storico che hanno contribuito a questa enorme mistificazione che è stata costruita intorno a questa vicenda. Forse prima di andare avanti con l'abisso Plutone e la foiba di Basovizza è importante spiegare questa cosa. Allora, qui mi tocca citare Raul Tupo e Roberto Spazzali, che Roberto Spazzali da un certo punto di vista è più onesto. Raul Tupo è stato messo in croce per il vademecum che ha curato, e dopo aver
creato lui in un certo senso la categoria dei negazionisti delle foibe e si è stato accusato lui di negazionismo. Questo anche di Dantesco. Raul Pupo, bisogna dire, è un importante esponente dell'Istituto Storico per la Resistenza di Trieste, quindi uno storico considerato uno che dovrebbe essere dalla parte dei partigiani e della resistenza. In realtà poi lui è stato il maggior artefice in questi anni dell'avallo a sinistra di tutta la questione delle foibe. Sì, tra l'altro Pupo non è come il Pirina che citavo prima, un raffazzonato raccoglitore di propaganda, cioè lui è uno storico accademico che, anche se non è mai andato negli archivi, si è limitato a fare storia diplomatica citando da scritte e usando delle ricerche di Spazzali. Comunque lui viene considerato uno storico serio, preparato e corretto. Comunque nel 2003 il libro pubblicarono un libro Foibe e definiscono così il concetto di foibe. Apro la citazione: quando si parla di foibe ci si riferisce alle violenze di massa a danno di militari e civili, in larga prevalenza italiani, scatenatisi nell'autunno del 43 e nella primavera del 45 in diverse aree della Venezia Giulia e che nel loro insieme procurarono alcune migliaia di vittime. E questo, un uso del termine, consolidatosi ormai, oltre che nel linguaggio comune, anche in quello storiografico, e che va quindi accolto, purché si tenga conto del suo significato simbolico e non letterale. Ora, da un punto di vista storiografico, questo discorso è un abominio, se mi permettete, perché innanzitutto non si può dire che un termine, se non è corretto dal punto di vista storico, va accolto, purché si tenga conto che non si deve accoglierlo nel senso letterale, no? Cioè, o lo si accoglie o non lo si accoglie, cioè, non, questo è veramente un discorso dei democristiani, e Pupo è stato l'ultimo segretario della DC triestina, ma questo lasciamo stare. La cosa più grave, secondo me, quando lui parla le violenze di massa scatenatesi nell'autunno del 43 e nella primavera del 45 a danno dei militari e civili in prevalenza italiani. Allora, l'autunno del 43, la primavera del 45, casomai qualcuno se ne fosse dimenticato, può sempre essersene dimenticato, c'era una guerra mondiale in corso. Per cui violenze di massa o non di massa contro militari, contro civili, contro italiani, contro sloveni, jugoslavi, tedeschi, eccetera, era la regola. Cioè, il fatto che lui dica le violenze di massa per indicare le foibe, cioè, non dico che facciamo su cifre enormi se raccogliamo questo, se accettiamo nel senso simbolico, non letterale, questa teorizzazione di Pupo. Perché praticamente se italiani, cioè gli italiani ne furono uccisi certamente in quel periodo, anche da parte degli jugoslavi, e certo si combatteva una guerra, cioè non un miracolo da fare su questo discorso qua. Rendiamoci conto che stiamo parlando di un periodo di guerra. E questo appunto è il concetto che io critico, per cui mi si dice che sono negazionista. Io dico: non c'è un fenomeno delle foibe, perché io non accetto il significato simbolico e non letterale, così come proposto da Raul Pupo, perché storicamente non ha senso, perché non si possono accomunare solo per fare il numero, come fa lui, i morti nel periodo delle acciaccheriste di Anna subito dopo l'8 settembre 43, che furono circa 300. Non possiamo accomunare questi tutti i morti del periodo dall'inizio della resistenza, cioè dopo l'armistizio fino al maggio del 45, che morirono per cause di guerra, militari, collaborazionisti, eccetera. Non possiamo accomunare tutti coloro che nel maggio del 45 furono portati via dagli jugoslavi perché i militari internati nei campi
perché persone accusate di crimini di guerra e portate in Jugoslavia per essere processate. Aggiungiamo le vittime di vendette personali che furono effettivamente letteralmente infoibate, come questi dell'abisso Plutone. Cioè abbiamo talmente tante categorie di tipi diversi di morti che non si possono accomunare come foibe. Che oltretutto c'è questo termine che evoca una morte orribile, perché ti sparo e ti butto nell'abisso, oppure ti butto nell'abisso ancora vivo, come dice qualcuno, adesso si parla, sparavano al primo della fila che si trascinava tutti i 10, 100 quanti stavano dietro, che da un punto di vista fisico è una cosa impossibile, perché se si spara al primo della fila, quello cade, ma gli altri 10 dietro lo trattengono, no? Questo è proprio, non è storia, questa è fisica. E appunto, se noi vogliamo accomunare tutte queste vittime di queste violenze, dobbiamo dire guerra, non dobbiamo dire foibe, dobbiamo dire guerra, perché la guerra è la causa scatenante, il motivo di queste morti. La guerra che ha causato la morte di militari, di civili, italiani, non italiani, bambini, morti sotto i bombardamenti, morti per fame, morti di malattie per condizioni di vita che si avevano durante la guerra. Allora diciamo chiaro e tondo questo è il problema, ma diciamo chiaro e tondo che le vittime sono vittime della guerra, di una guerra che l'Italia ha scatenato assieme al Reich di Hitler, l'Italia fascista e la Germania nazista, hanno dichiarato guerra al mondo intero e gli è andata male. E in questa devastazione totale dell'Europa e non solo dell'Europa, per appunto la guerra era mondiale, alla fine queste persone che furono effettivamente uccise nelle foibe sono veramente una percentuale piccolissima, che rientrano comunque nella logica che segue a tutte le guerre, soprattutto le guerre civili, le guerre di classe, eccetera. Quante vendette personali si sono scatenate in Francia? Quante vendette personali sono state fatte in tutta Italia, nel nord Italia? Parliamo dei prigionieri nei campi, dei militari prigionieri nei campi di internamento jugoslavi. Ci sono stati molti morti, vero? Però ci sono stati moltissimi morti, la mortalità era più elevata addirittura nei campi di internamento degli angloamericani. Nessuno ha mai pensato di fare una giornata del ricordo per gli internati militari nei campi angloamericani. Lo fanno i nostalgici della RSI e non sono ben visti dagli inglesi e dagli statunitensi quando fanno questi discorsi. Sembra che perché gli jugoslavi, cioè, c'è questa forma anche di razzismo, no, nei confronti della Jugoslavia, perché uno non si vuole riconoscere alla Jugoslavia che era uno stato alleato e non co-belligerante come era l'Italia del Sud. Secondo, non si vuole riconoscere che avevano un esercito regolare e non erano bande, come si sente dire, le bande di Tito. Non erano bande, erano un esercito regolare. Non si vuole riconoscere alla Jugoslavia di aver avuto come esercito alleato tutto il diritto nei territori che liberava, in cui sconfiggevi i nazifascisti, aveva tutto il diritto di esercitare una certa autorità, perché come gli angloamericani avevano il controllo del territorio nelle zone che liberavano, così gli jugoslavi stessa storia. Dal momento in cui gli accordi del Cilene all'Italia erano che i militanti del Corpo Volontario della Libertà dovevano consegnare le armi agli alleati quando gli alleati arrivavano sul luogo, questo valeva a Milano nei confronti degli angloamericani e questo valeva a Trieste nei confronti degli jugoslavi. Quindi quelli del CVL che non hanno consegnato le armi agli jugoslavi nel momento in cui gli jugoslavi hanno detto beh adesso basta, no? Si sono ribellati, logico che sono stati arrestati. Sarebbero stati arrestati anche dagli angloamericani a Milano. E questo non voler accettare sia per una forma secondo me di razzismo, cioè gli slavi sono una razza inferiore, no, e questo è il punto.
e secondo perché un conto, cioè i territori ceduti sono stati ceduti alla Jugoslavia, non alla Gran Bretagna, per dire. Allora, se viene posto in dubbio il diritto della Jugoslavia di fare determinate cose, si può ancora nuovamente fare del revanchismo sulla istria della Dalmazia italiana, anche quella della Dalmazia non è mai stata italiana, se non alcuni pezzetti per un breve periodo. E quindi secondo me è questo l'inghippo che abbiamo in questa visione sballata della storia, anche quella che ci propina Raul Pupo, tra l'altro. Sono andata di nuovo fuori tema. No, il tema è sempre molto complicato, per cui si fanno delle parentesi, dopo si ritorna dentro l'argomento, perché veramente ci vorrebbero tante conferenze per riuscire a chiarire tutto. Però una cosa che è stata chiarita adesso in questo intervento è appunto che nel nostro territorio la situazione durante la Seconda Guerra Mondiale era completamente diversa rispetto al resto d'Italia. Lo era prima dell'8 di settembre, perché la nostra regione diventa già il 6 aprile del 41, con l'aggressione alla Jugoslavia, al Regno di Jugoslavia, diventa praticamente fronte di guerra direttamente. Il resto d'Italia era naturalmente coinvolto nella guerra, ma soltanto successivamente con i bombardamenti alleati le città italiane sentiranno di essere proprio in guerra. Invece da noi, nella regione Friuli Venezia Giulia di oggi, diciamo, la guerra inizia proprio materialmente con il 6 aprile del 1941, cioè quando l'esercito jugoslavo insieme con l'esercito tedesco aggrediscono la Jugoslavia. Ecco, questa è una cosa che in genere gli italiani non conoscono. Non è scritto, o è scritto pochissimo nei libri di storia, anche nelle diciamo i manuali scolastici, e se ne parla pochissimo nelle trasmissioni televisive o giornalistiche in generale. Eppure, se non si tiene conto che chi ha aggredito è stato l'esercito italiano e che la Jugoslavia è stato un paese aggredito, se non si tiene conto di questo, tutto il resto assume un significato completamente falso. Infatti non è un caso che, nonostante la legge del ricordo dica che bisogna ricordare le foibe e l'esodo e la più complessa vicenda del confine orientale, postilla che è stata aggiunta in sede di discussione parlamentare, perché originariamente la legge parlava solo di foibe ed esodo, qualcuno, una deputata al tempo, ha detto: va bene, ma queste foibe esodo non saranno mica venute nel nulla, era successo qualcosa prima, e quindi si aggiunse: è la più complessa vicenda del confine orientale. Bene, andando anche contro la legge, per il 10 di febbraio della più complessa vicenda del confine orientale non si parla mai. Non solo, ma addirittura quest'anno il presidente Mattarella, in occasione delle commemorazioni del giorno del ricordo, ha detto addirittura che le foibe e l'esodo non si possono spiegare con i crimini di guerra commessi dall'esercito italiano precedentemente. Ma capite che questo è contro qualsiasi concezione storiografica per qualsiasi vicenda, non soltanto per quella del confine orientale. È il metodo storiografico che dice che bisogna analizzare i documenti e contestualizzarli, inserirli in quello che è successo prima, vedere che conseguenze hanno avuto. Questo è il metodo storiografico, che vale per tutto fuorché per le vicende del confine orientale, le foibe e l'esodo. Capite che per impedire agli italiani di sapere veramente quello che è successo in questo territorio, si violano addirittura non solo le leggi dello Stato italiano, ma addirittura anche le leggi della logica, oltre che quelle della storiografia. Quindi sono tante le cose che si vogliono negare veramente. Le più sconvolgenti, secondo me, da conoscere per gli italiani che sono stati purtroppo in questi decenni ormai disinformati, è la questione della foiba di Basovizza. La foiba di Basovizza è il simbolo, no, delle foibe triestine,
perché è diventata nel 1992 monumento nazionale, istituita come tale dal presidente allora Scalfaro. L'ispettore De Giorgi è l'unica foiba che non ha indagato, quella di Basovizza. Chi va oggi sulla foiba di Basovizza trova una lapide in cui si parla di 500 metri cubi di infoibati. Si tratta di un pozzo di miniera, si sa quant'è la profondità esatta e si parla di 500 metri cubi di infoibati. Difficile dire quanti possano stare in un metro cubo di infoibati. Oppure nei dépliant si parla fra le 2 e le 3.000 persone infoibate. La realtà è completamente diversa e ce ne parla adesso appunto Claudia, che sulla foiba di Basovizza ha fatto uno studio particolare, cosa che non a caso l'ispettore De Giorgi invece non aveva fatto. Sì, è anche curioso il fatto che di tutte le voragini l'ispettore De Giorgi non abbia fatto alcuna ricognizione a Basovizza, dato che sulla foiba di Basovizza cioè relativamente alla foiba di Basovizza furono subito iniziate quelle che oggi si chiamerebbero fake news, ma a me piace usare il vecchio termine bufale, anche perché la bufala è una domanda un po' più simpatica. Nel giugno del 1945, quindi facciamo mente locale, gli jugoslavi lasciano Trieste il 12 giugno del 1945. Al loro posto si insedia un governo militare anglo-americano. Aperta parentesi, l'amministrazione jugoslava era civile, ma questo lasciamo perdere perché poi ci perderemo un po' troppo. A metà di giugno cominciano ad apparire sulla stampa internazionale notizie rilanciate dagli Stati Uniti d'America praticamente riguardo ad un comunicato diffuso dal CNN Giuliano, quello di cui si diceva prima che non aveva voluto collaborare con il Partito Comunista all'epoca della Resistenza, e parlano di recuperi di 400 corpi di infoibati dal pozzo della miniera di Basovizza. A che il giorno dopo appare una smentita, perché il governo militare alleato dice non abbiamo operato alcun recupero dalla foiba, quindi la notizia stampa dicono sono smentite i recuperi delle 600 salme. Quindi nel giro di 2 giorni la smentita porta ad aumentare il numero dei non infoibati. Anche questo è un modo curioso di fare falsa informazione. Però continuano le voci e va specificato che le voci sono diffuse soprattutto da esponenti di questo CLN Giuliano, appunto collegati col Partito d'Azione, soprattutto i più attivi erano il Partito d'Azione, e poi c'era il futuro sindaco di Trieste, democristiano, Marcello Spaccini, che era un agente della sezione Calderini del SIM. E lui, io penso che ci sia stato anche lui dietro questa cosa, ma sono le azioni mie. Sì, comunque SIM, il servizio segreto militare. No, quello del Regno del Sud. Sì, era in diretta continuazione rispetto. Sì, però lui era un agente del Regno del Sud. Quindi non un agente fascista, ma un agente democratico, diciamo. E che è importante. Allora, di fronte a tutte queste voci, alla fine gli angloamericani decidono di operare delle esplorazioni in questo pozzo. Questo appunto è un pozzo di miniera, è una specie di enorme carotaggio che era stato fatto prima degli anni 20, credo, forse prima della guerra, cioè all'inizio del secolo, perché la società Skoda cercava il carbone in carso, non l'ha trovato, ma ha operato tutta una serie di esplorazioni.
hanno fatto questa voragine che è profonda 270 metri, se non sbaglio. 256. 256, beh, sbagliato. E il foro di apertura, adesso voi vedete le foto del monumento di Basovizza, è una cosa enorme. In realtà il foro di apertura sono circa 9 metri quadrati più o meno, e ci passa una persona e mezza, così un po' agevolmente. E quando io leggo le descrizioni di come furono infoibati tutti questi centinaia di persone a Basovizza, non ultima quella del vice sindaco in quota Lega Paolo Polidori, che è finito agli onori delle cronache anche della BBC perché aveva gettato in un cassonetto le coperte di un crochard. Un paio di anni fa Polidori scrisse sulla sua pagina Facebook una descrizione degli infoibamenti di Basovizza che sembra che ci fosse stato lì presente come descritta. Diceva, tutte queste decine di prigionieri legati l'uno all'altro col filo di ferro venivano portati sull'orlo della foiba, praticamente locale, che, perché io adesso purtroppo qui non ho la chiarezza giusta, però è la foto, sì, è un po' difficile da mostrarla, così, non si può vedere. Ma, comunque, praticamente, fate conto, 3 metri per 3 più o meno di apertura. Voi immaginate decine di prigionieri sull'orlo di questa foiba, si spara il primo, l'altro, tutti gli altri precipitano dietro, no, si crea un incorpo, non saprei come definirlo. E sopra queste sarpe si gettava la carogna di un cane nero, perché in questo modo la superstizione balcanica faceva sì che le anime dei morti non potessero trovare pace. Bene, allora, uno, l'infoibamento così non poteva avvenire. Due, non c'è nessuna superstizione balcanica basata sui cani neri. Terzo, che dei feroci comunisti pittini si basassero su superstizioni esoteriche è anche una cosa un po' balorda. Quarto, di tutte le recuperi da tutte le foibe di tutta l'Istria e di tutte le recuperi di Le Giorde, eccetera, da una foiba è stato estratto una volta un cane nero che probabilmente disgraziato c'era caduto dentro, era morto per caso, ecco, appunto. Fin qui è per questo che il libro si chiamava Operazione Foibe tra storia e mito, perché di miti sulle foibe ce ne sono tanti. Bene, comunque, visto che c'era tutto questo chiacchiericcio, a un certo punto gli angloamericani decidono, anche perché era stata diffusa la voce che gli jugoslavi avevano gettato nel pozzo della miniera anche una decina di soldati neozelandesi, quindi alleati. E di fronte a questo dovevano per forza verificare, no, gli americani. Tra settembre e ottobre del 1945 furono fatte queste esplorazioni e furono recuperati tra i 10 e i 15, cioè i resti umani che potevano riferirsi tra i 10 e i 15 persone, alcuni militari tedeschi e una donna. E dopodiché, come scrisse all'epoca un articolo del Piccolo, il quotidiano di Trieste, che non era l'organo dei titini, per dire, nel 1995, un articolo a cui aveva partecipato anche Roberto Spazzali, peraltro, della stesura, cito l'articolo del Piccolo, una dozzina di salme smembrate non sembravano gli alleati un motivo sufficiente per continuare le esplorazioni. In effetti noi abbiamo i documenti, li abbiamo anche pubblicati nel libro precedente, Operazione Foibe tra storia e mito, degli angloamericani, un carteggio fra Trieste e il comando di Caserta, in cui si dice, sospendete pure le ricognizioni, visto che non c'è più niente da trovare, però non dite che sospendete perché non c'è più niente da trovare, perché altrimenti si mettete in contraddizione il CLN e quindi dite che sono insorte delle difficoltà tecniche. Punto.
E da quella volta il pozzo della miniera non è stato più esplorato ufficialmente, cioè appunto l'ispettore De Giorgi in tutte le sue 71 esplorazioni non è mai andato al pozzo della miniera di Clausewitz. Il pozzo però è stato svuotato una prima volta, è stato usato come discarica dagli angloamericani, svuotato nel 1954. La persona che ho fatto il lavoro l'ho intervistata, ha dichiarato che è andato fino a una decina di metri dal fondo, ha trovato di tutto, ma resti umani niente. E successivamente il pozzo è stato usato come discarica con l'autorizzazione del comune. Il sindaco di Trieste all'epoca era Gianni Bartoli, democristiano, esponente dell'associazionismo degli esuli istriani. Lui non era esule perché stava a Trieste già da prima della guerra, comunque si dichiarava esule. E faceva parte di quel CNN che aveva denunciato gli infuriamenti a Clausewitz. Allora, Bartoli era un cattolico praticante. Bartoli ha autorizzato la discarica nella foiba di Clausewitz. Bartoli evidentemente sapeva che non c'erano salme, altrimenti non avrebbe fatto una cosa del genere, un cattolico non l'avrebbe fatto. Nel 59 viene coperto per motivi di sicurezza, perché la gente cadeva dentro, cioè c'era il rischio che la gente cadesse dentro questa voragine e si ammazzasse. Fu decisa una copertura con le iscrizioni ai caduti giuliani, dalmati, eccetera, cose così. E Gianni Bartoli, subito dopo la copertura della foiba di Clausewitz, dà all'estate un libro, il primo elenco, diciamo, analitico di, fra virgolette, infoibati, che presentava 4.000 nomi di persone morte, uccise dagli jugoslavi per tutti i motivi possibili, cioè cause di guerra, combattimento, vedete persone, cioè da 4.000 nomi, dal 43 al 40, no, dal 41 al 47, in tutto il territorio che andava dall'ex provincia di Gorizia fino alla Dalmazia, Spalato, credo anche Montenegro, non so, comunque anche una buona parte della Croazia meridionale. E Gianni Bartoli nelle prime pagine del libro mette la foto della foiba di Clausewitz ricoperta. Nel suo libro parla di una persona che sarebbe stata infoibata a Clausewitz. Si tratta dell'ex straniero, poi arruolandosi nella polizia di Codotti, Mario Fabia, che risulta infoibato a Clausewitz perché in un processo celebrato contro alcuni partigiani, questi hanno confessato di averlo ucciso e gettato nella foiba di Clausewitz, in quanto era stato condannato a morte perché nel corso degli rastrellamenti torturava i prigionieri rastrellati, anche i civili, con la corrente elettrica. Per cui era stato condannato a morte dal tribunale militare jugoslavo, loro hanno eseguito la condanna. Io ho dei dubbi ma io sono sempre una persona che si pone dei problemi, quando leggo nella sentenza che viene precisato che gli imputati hanno confessato il crimine dichiarando di non aver subito alcuna pressione o violenza fisica, a me viene dei dubbi che le pressioni le abbiano subite, altrimenti perché metterlo per iscritto, no? Cioè, scusa non richiesta, come si dice. Però abbiamo operato, perché bisogna rispettare le sentenze del nostro paese, per quelle del GNA veramente. E comunque abbiamo buono il fatto che Mario Fabian è stato ammazzato nella foiba di Clausewitz, quindi quando si va a le altre autorità dello Stato vanno a onorare i morti nella foiba di Clausewitz, danno gli onori della Repubblica nata della Resistenza ad un collaborazionista del nazismo che torturava i civili. Beh, quindi complimenti alle nostre autorità. Sostanzialmente questo è il discorso della foiba di Clausewitz. C'è un discorso ancora più importante, scusate, faccio un passo indietro.
Dunque, Di Giorgi è morto nel 1976. Alcune settimane, pochi mesi prima di morire, rilasciò un'intervista a un settimanale cristino in cui diceva che la banda Collotti usava gettare negli anfratti, cioè gli anfratti possono anche essere le foibe, no? Le vittime dei quelli che morivano sotto le torture o che erano comunque persone che volevano far sparire, andavano in giro con un carro, mascherati con un carro funebre e buttavano la gente negli anfratti, dice l'ispettore Di Giorgi, che non si è mai posto un dubbio quando ha fatto le indagini successivamente, trovando morti negli anfratti, se questi potevano magari essere stati ammazzati dalla banda di Collotti e non dai partigiani. E comunque un'altra testimonianza ci dice che al pozzo di Basovizza, nell'estate del 44, era stato visto venire su dalla città un carro funebre più volte, da cui scendevano delle persone in divisa. Il testimone diceva divisa da guardia civica, però attenzione, perché alcuni esponenti della Guardia Civica, che era un corpo collaborazionista istituito a Trieste dal Podestà, al servizio dei nazisti. Giuravano ai nazisti, fedeltà. Alcuni esponenti della Guardia Civica però lavoravano anche con la banda Collotti, per cui potevano usare le proprie divise anche facendo i servizi per Collotti. Dato che arrivavano col carro delle pompe funebri, la cosa può essere combinata così. Lesse su un giornale dell'emigrazione italiana in Australia la notizia che in un pozzo di miniera vicino a Trieste, nell'estate del 45, sarebbero stati anche infoibati 27 soldati neozelandesi. Allora, dato che lui abitava, era piccolo, ma abitava lì in quella zona, questa cosa gli sembrava strana. Allora, insomma, Australia, Nuova Zelanda sono vicine, si vede che lui ha avuto questa idea che già gli storici avrebbero dovuto avere prima, probabilmente. Scrisse semplicemente al governo neozelandese se gli risultava questa cosa, e nel giro di 12 giorni, non tempi italiani, velocissimo, ebbe la risposta lapidaria: abbiamo avuto in passato informazioni riguardo a un eccidio di soldati neozelandesi presso un pozzo di miniera vicino a Trieste, abbiamo fatto le indagini e abbiamo trovato queste notizie prive di qualsiasi fondamento. Questa lettera è stata pubblicata sul giornale Novi Matajur di Cividale, l'ho ripresa in più pubblicazioni e ovviamente ho negato che ci siano stati questi infoibamenti di neozelandesi. Quando si nega una menzogna si diventa automaticamente negazionisti, in questo rovescismo storico in cui ci troviamo a vivere. Ecco, concludiamo parlando un momento della foiba Plutone, che è il titolo che ha dato, cioè la foiba che ha dato il nome. Allora, questa che vedete è la voragine, che è un posto molto bello, però non andarci tanto vicino perché si rischia di caderci dentro. Infatti è successo a più di una persona che è morta per incidente, però non è tutto chiaro quello che è successo all'abisso Plutone. Cioè, è chiaro che sono stati portati fuori dalle carceri 18, 16, non è chiaro, questo non è chiaro. Sono stati portati fuori dalle carceri dei gesuiti nella notte del 23 e 24 maggio del 45 questi prigionieri. Sono stati portati fuori da questo gruppo di infiltrati e questi infiltrati li avrebbero portati all'abisso Plutone, uccisi e gettati dentro. La ricostruzione dell'ispettore De Giorgi che viene fatta attraverso le parole di un pentito che ha raccontato di aver partecipato a questo incidio, ha messo dentro come dirigente dell'operazione Nerino Gobbo, che in precedenza non era stato toccato dall'indagine, per cui sembra quasi che
questo testimone chiave sia stato acquisito proprio per creare la mutatura contro il Merino Gobbo, però ci sono anche altre cose che non sono chiare nel recupero dei corpi, perché noi abbiamo diverse fonti e queste fonti sono tutte contraddittorie tra di loro. C'è lo specchietto dell'esplorazione dell'ispettore De Giorgi, quello che dicevo prima, che parla di 71 cavità esplorate, di 464 salme recuperate, dice che dall'Abisso Plutone furono recuperate 21 salme, di cui 18 riconosciute. Poi abbiamo il rapporto dell'ispettore De Giorgi, qui dovrei fare tutto un lungo discorso ma non lo posso fare per questioni di tempo, praticamente si tratta di un testo compilato in forma informale, se mi passate il gioco di parole, che l'ispettore De Giorgi avrebbe compilato descrivendo i recuperi dalle varie cavità che aveva esplorato con la sua squadra. E questo non è un documento ufficiale perché era conservato nell'archivio della Società Speleologica Triestina e quindi non si trovava né in questura né nell'archivio di Stato né in tribunale. E in questo rapporto la descrizione dei recuperi dell'Abisso Plutone è piuttosto curiosa. Allora, questo è uno spaccato dell'abisso, là in alto c'è l'imbocco, le persone gettate dentro precipitano fino a questo punto qua sotto, quasi 190 metri, e poi c'è una discesa non verticale ma diagonale. Allora, cosa succede? Dove c'è la prima freccia viene trovato un primo gruppo di tre cadaveri, vengono portati in superficie, identificati da alcune persone come tre contadini di un villaggio vicino che sono stati uccisi durante la guerra nel 1944 per motivi che non sono mai stati chiariti comunque. Queste tre persone sono state recuperate nel punto A, portate in superficie, identificate come uccise nel 1944. Più sotto sono state recuperate le altre salme, che sarebbero circa 18 più o meno, e che sono state infibate nel 1945. Allora uno dice, come fanno quelli gettati un anno dopo a stare più sotto di quelli che sono stati gettati un anno prima? E questo è un primo dubbio. Il secondo dubbio, i tre, il paese si chiama Gruppada, quindi questi tre li chiamiamo i tre di Gruppada per convenzione. Questi tre di Gruppada, come ho detto prima, sono stati identificati dai parenti per i vestiti che indossavano. Questo nel rapporto dell'ispettore De Giorgi. Negli atti processuali, le perizie e identificazioni ufficiali controfirmate dai medici legali e altre personalità del tribunale, questi tre di Gruppada scompaiono del tutto, non si parla più di questi tre. In compenso, i vestiti che servirono per identificare i tre di Gruppada servirono per identificare tre dei prigionieri dei gesuiti che furono gettati nel maggio del 1945 in questa foiba. La cosa a me sembra un po' strana, qualche dubbio me lo faccio venire. Se questo è un capitolo molto pesante, soprattutto per chi non ama parlare di ossa e tempi di decomposizione, però in sintesi i resti umani recuperati a livello di ossa, diciamo, da questo abisso, per quanto uno cerchi di sparpagliarli e comporre le salme, non riescono a comporre 18 scheletri. Al massimo si arriva a 10-12, e questo è un problema che mi sono posta. Poi c'è un altro problema.
Secondo l'ispettore De Giorgi, questo, secondo il rapporto dell'ispettore De Giorgi, secondo gli atti giudiziari, no, perché ricordiamo, il rapporto dell'ispettore De Giorgi dice una cosa, l'indagine dell'ispettore De Giorgi che sta agli atti processuali dice altra cosa, cioè o De Giorgi era schizofrenico oppure una delle due versioni non è vera. Allora, dice De Giorgi nel rapporto che era stato identificato perché il corpo era più o meno integro e dagli atti delle perizie di identificazione viene riconosciuto dei tratti somatici del volto. Ricordiamo che tutti gli altri cadaveri erano riconoscibili solo per i vestiti, però questo viene riconosciuto per i tratti somatici del volto. Tale Giacomo Pellegrina, attore, collaborazionista, fascista, squadrista, eccetera, che si trovava nel gruppo di prigionieri dei gesuiti portati fuori dal carcere nella data fatale. E questo Giacomo Pellegrina era stato denunciato, aveva avuto un sacco di denunce, ma era stato denunciato tra gli altri da un suo ex collega di teatro, l'attore comico Angelo Ceccheri, che fu processato anche lui assieme a Merino Gobbo e agli altri per questi infoibamenti. Lui fu accusato di aver denunciato questo suo ex collega di teatro fascista e quindi fu condannato a una pena piuttosto pesante che tutti consideravano spropositata, perché insomma deve essere limitato a denunciare una persona che si sapeva benissimo che era un fascista, un collaborazionista. Ma non è questo il punto più interessante. Il punto più interessante è che nella difesa di Ceccheri arrivarono due testimoni a dichiarare che avevano visto Giacomo Pellegrina vivo nei dintorni di Brescia dopo la guerra. Teniamo presente questo punto e torniamo al rapporto dell'ispettore De Giorgi che dice di avere riconosciuto, visto che era stata riconosciuta la salma di Giacomo Pellegrina, appunto perché era l'unico riconoscibile dei caratteri somatici, a questo punto lui ricollega a Giacomo Pellegrina tutti gli altri prigionieri fatti uscire quella notte dal carcere e quindi decide in questo modo che quelli sono gli infoibati della Plutone. Allora, se vogliamo parlare, come una volta Raul Pupo mi ha accusata di dobbiamo parlare di ossa e di cadaveri, poi per questo parlavo, non parliamo di ghirlande e di natalizi, insomma, no? E, però appunto una persona, i recuperi dell'abisso Plutone sono stati fatti 2 anni dopo gli infoibamenti, quindi è difficile che se tutti quanti erano decomposti, distrutti, non erano riconoscibili, non c'erano più, cioè la Didotti è stato scheletrico e anche questi scheletri distrutti, come faceva questo scheletro intero anche riconoscibile dai tratti somatici del volto e che era stato visto vivo in periodi successivi? Non poteva essere stato ammazzato dopo per creare tutta l'operazione Plutone? Visto che non c'erano, cioè, quello che è strano nell'abisso Plutone è che nonostante sia la grotta più famosa di Trieste come palestra di speleologia, non era stata esplorata che dopo 2 anni dalla fine della guerra. E io faccio ma non me la dico l'ipotesi perché sennò non leggete il libro. Però c'è un discorso che va fatto che spesso l'abisso Plutone viene chiamato la foiba di Basovizza, mentre perché l'abisso Plutone era noto come foiba di Basovizza perché è una foiba, cioè una grotta, ma e si trova vicino a Basovizza, più vicino a Basovizza che non il pozzo della miniera. Quella che oggi chiamiamo la foiba di Basovizza era nota come il pozzo della miniera, per cui qualche confusione tra le due cavità deve esserci stata. Quindi io pongo tutta questa serie di dubbi.
dubbi. Io accetto la sentenza, naturalmente, perché non si può non accettare la sentenza. Però dico che di dubbi... Certo che non si può accettare. No, bisogna accettare la sentenza. Però tanti dubbi mi vengono. Intanto io la sicurezza che Gino Bobo è stato incastrato dentro ce l'ho, perché mi sembra di averla dimostrata. E su chi è effettivamente finito, come, perché nell'abisso Plutone, ci sono tanti buchi neri, no? E questo è il motivo della copertina. Poi sono stato di moda, hanno fatto della foto di un buco nero, quindi così. Allora sì, ci sarebbe da parlare ancora ora, ma mi rendo conto che abbiamo fatto tardissimo e vorrei anche lasciare un po' la parola a qualcuno del pubblico, se vuole fare delle domande, degli interventi. E vi ringrazio della pazienza che avete avuto. Volevo dire qualcosa che c'è nell'enfasi, può raccontare un libro che è molto denso di particolari, ci sono molte fonti, non è facile darne un quadro completo. E allora io da semplice lettore dico quello che in qualche modo mi ha impressionato, mi ha stupito, come è possibile far passare per verità storica delle illazioni, perché nel libro... Cioè, siccome ci sono ricche fonti, pagine e pagine di atti processuali, di articoli giornalistici, di interviste, di rapporti vari, c'è una contraddizione enorme, cioè uno contraddice l'altro e viceversa, come diceva prima Claudio, lo stesso Di Giorgi, cioè, se non è schizofrenico poco ci manca, perché si contraddice in due diciamo, rapporti. E quello di come venivano anche individuati i cadaveri, in un modo arbitrario, dice, in un modo veramente arbitrario. E se non si parlasse di morte e di ossa, ci sarebbe veramente da ridere, perché è allucinante. Cioè, tra le tante cose accenno a due o tre episodi. Uno è stato individuato da un dente, peccato che mancava la testa. Un dente d'oro, non saprei classificare. Gli esami scientifici non sono mai stati fatti, solo su questo, diciamo, anche sulle altre. Nemmeno dopo, a tutt'oggi, come anche nel libro viene detto, si potrebbero fare delle perlustrazioni, no? Per vedere di questi infoibati che ci sono ma non si vedono, che sono talmente tanti che formano degli strati, così dicono, ma poi effettivamente, cioè, sia da indagini precedenti ma anche da indagini fatte diciamo dopo, per quanto sommario o meno, non sono state ritrovati poi tutti questi cadaveri. Fondamentalmente nello specchietto iniziale, dove vengono dati i numeri, si parla di, cioè, Mieli diceva 100.000, no? 50.000, 10.000, 20.000, insomma, no? Cioè, l'ordine di grandezza è tutt'altro. Cioè, noi abbiamo l'idea di un genocidio, per parlare di un genocidio dobbiamo parlare di migliaia di persone uccise in base ad un motivo che sia ideologico, razziale, politico, no? Quindi accomunati comunque da un motivo particolare. Fondamentalmente ritrovati in tutte queste cavità, che sono tante, sono la bellezza di 464. Cioè, parlare di genocidio, ma ammettendo che questi 464 siano stati infoibati, e non lo sono, perché poi sono più della metà di questi sono militari, quindi possono essere militari molti tedeschi, giustiziati magari morti in battaglia e poi ributtati, e anche molti partigiani, come si parlava prima. Quindi i civili arrivano ad essere poco più di 200-250, genocidio 200, con tutti i rispetti, i morti sono tutti uguali da rispettare, ma non possiamo parlare di genocidio, altrimenti, cioè, diamo una misura che va al di là. Un altro episodio è quello del ritrovamento della madre e della figlia. In un rapporto si dice che tale madre si indica con un nome, si parla della figlioletta di 2 anni, e nell'altro rapporto il nome cambia della madre, e la figlia ce n'aveva 25 poi. È cresciuta nel frattempo, sai.
Altre invece, siccome di donne non ne sono state trovate molte, no? E molte volte venivano indicate in modo arbitrario, perché giusto per la par condicio metterci anche le donne, ci hanno messo anche dei bambini, pur non essendo morti, come diceva prima Claudio. Cioè, come si fa a riconoscere da scheletri una donna? Dalle ossa piatte, in particolare dal bacino, non sono stati ritrovati bacini, però nella lista dei cadaveri c'erano anche delle donne, c'era anche una donna in particolare. Quindi tutte queste incongruenze che veramente di storico non possono avere niente, alla fine ci spacciano tutte queste falsità. Cioè, quando uno si impegna a ricercare la verità, viene appunto tacciato di negazionismo, e invece chi basa una giornata della memoria, chi dà idea al popolo italiano di una impostazione storica del tutto falsa, travisata, basata su cose dette, non dette, su mezze verità, su falsificazioni grossolane, veramente grossolane. Quindi io non dico, perché non ho nemmeno, come dire, la conoscenza adeguata per dire dovete credere a questa versione che vi stiamo dando, ma da persone con raziocinio e da persone magari che hanno a cuore la realtà, che sia storico o di qualsiasi altra natura, di informarsi. E attraverso questo libro avrete un quadro veramente impressionante della bugia che vi hanno raccontato e che vi continuano ancora a raccontare. Perché se questo non è vero, sicuramente quello che vi hanno raccontato è ancora meno vero. Quindi di questo non c'è dubbio. Dopodiché do la parola a voi. È una storia di un modo di raccontare i fatti che si ripete. La vicenda appunto delle foibe è l'inizio di una falsificazione che troviamo nelle stragi che ci sono state in Italia. Sapete chi è stato, ad esempio, chi ha messo le bombe a Piazza Fontana? Se voi vedete cosa hanno fatto i governi italiani per nascondere, per falsificare esattamente cosa è accaduto a Piazza Fontana, è esattamente quello che è successo in Friuli. La stessa cosa è successa con Bologna, no? Hanno tentato di nascondere, però gli è andata male lì, no? Sono riusciti bene o male, almeno agli esecutori sono riusciti a individuarlo. Ma la stessa cosa è successa nel 47 per Portella della Ginestra, in cui sì, c'era il bandito Giuliano lì, ma c'erano i repubblichini insieme agli americani a sparare sulle persone che festeggiavano il primo maggio. E queste cose è venuto fuori grazie alla caparbietà di persone che si sono messe come loro a ricercare, diciamo, la verità sui fatti. Ma tutte queste stragi che sono avvenute in Italia hanno un denominatore comune, è l'odio verso quella bandiera, è l'odio verso una visione del mondo alternativa a quella che la società attuale, con la società capitalistica, vuole continuamente, no? Riposizionare come l'unica società possibile, l'unica società democratica dove appunto la verità viene manomessa costantemente. Se voi andate a vedere tutte le vicende dello stragismo in Italia, c'è la manomissione costante. E perché? Perché l'Italia non poteva avere una forza politica come il Partito Comunista che potesse accedere democraticamente al governo del paese. Dietro alla vicenda Moro ci hanno raccontato una versione fasulla, che c'erano le Brigate Rosse, sì, come comparse, adesso è venuto fuori che c'erano le comparse, ma però anche lì c'erano gli stessi personaggi, no? Giuliano, che io conosco la storia da là alla terra. Sì, sì. Ma Giuliano è stato ucciso dai carabinieri. Sì, appunto, per nascondere, bravo, per nascondere determinate cose. Allora, queste cose sono la costante. Allora, l'anticomunismo è la cosa che determina la falsificazione dei fatti, l'odio nei confronti perché i comunisti rappresentano poi le masse popolari, cioè gli sfruttati della terra, no? Così detto.
Bene, l'odio nei confronti delle masse popolari determina questo modo di procedere e di costruire la storia. E prima si è citato, io ho lavorato al Corriere della Sera e ho avuto come direttore del giornale in quel periodo Mieli, no? Paolo Mieli. Bene, ma chi è Paolo Mieli? Io sfido qualsiasi giornalista a raccontare la storia della famiglia Mieli. Il padre Renato faceva la spia di professione, lavorava per conto degli inglesi, si chiamava il colonnello Merrill, no? Suo nome di battaglia, perché doveva infiltrare le formazioni partigiane e comuniste per deviarle dal loro percorso. Si è infiltrato anche nel Partito Comunista, è diventato addirittura responsabile delle pagine milanesi dell'Unità, fino a quando i comunisti se ne sono accorti chi era e l'hanno mandato via, ovviamente, no? L'hanno espulso. Però il figlio continua quest'opera di revisione della storia che aveva iniziato il padre. E queste persone che dentro questi processi storici, dentro queste deformazioni della storia, fanno mediamente tutta una carriera brillante, universitaria, giornalistica, no? Sono tutti ben piazzati dentro, diciamo, le importanti stanze di questo paese. E purtroppo, no, in queste vicende ci sono anche personaggi come Giorgio Napolitano, no, che è stato uno dei più grandi propagandisti, no, di questa, sì, era Presidente della Repubblica, no, che ha fatto fare questa operazione. E Giorgio Napolitano è uscito su un libro di un importante massone che in lotta interna alla massoneria ha fatto uscire alcuni nomi importanti di appartenenti a delle super logge massoniche che, guarda caso, stanno operando e hanno operato nel mondo per generare questo tipo di operazioni. Bene, Giorgio Napolitano appartiene alla loggia Tre Occhi, detto Three Eyes in inglese, no? Perché insieme a chi? Al nemico giurato di Aldo Moro. Guardate, Henry Kissinger. Ma guarda che strana coincidenza che questi personaggi che fanno delle operazioni di occultamento sulla vicenda Moro, che fanno occultamento sulle vicende delle foibe, che fanno occultamento sulla vicenda del bandito, no? della strage di Portella della Ginestra, che ha fatto occultamento sulla strage di Bologna, sulla strage dell'Italicus, su tutto quello che sui treni, no? Che ci sono stati in Italia, che sono stati fatti saltare. Ma fatti saltare da chi? Da quegli stessi personaggi, no? Che erano i fascisti, che hanno aggredito la Jugoslavia e che oggi, mascherati sotto altre sembianze, no? Con camicie verdi, camicie tricolori e via di seguito, oggi sono i rappresentanti di questa nazione, che appunto, grazie a questa revisione costante della storia, stanno ritornando in auge. Ma tutte queste formazioni sono di fatto delle formazioni reazionarie, perché non fanno della mistificazione storica la regola, che era la cosa che diceva Goebbels, no? Una menzogna ripetuta all'infinito diventa la verità, ed è questo il processo che c'è in corso nel nostro paese, ed è per questo che bisogna opporsi. E per capire meglio questa cosa vi invito al prossimo dibattito che faremo, che sarà su un libro che si chiama L'ingrata progenie, in cui si dimostrerà esattamente come sono andati al potere i fascisti e chi li ha messi al potere, in modo tale che avremo chiaro l'idea, e anche qui uno storico molto vessato, no? dai poteri, che è Gerardo Padulo, che ha scritto questo meraviglioso, il più grosso esperto dei poteri forti, diciamo, che c'è in Italia, che ci darà la dimostrazione documentale esattamente di chi ha sostenuto Benito Mussolini, di come hanno fatto ad accedere al potere e qual è stata appunto l'organizzazione che gli ha permesso di sgovernare l'Italia per 20 anni e creare quelle condizioni, no? In cui, diciamo, nei confronti della Jugoslavia, ma anche del resto del mondo.